Ma salve a tutti, benvenuti su SissiTube. Oggi sono qui per fare un super mega 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 super book haul. Lo so, in questi mesi sto acquistando davvero tanti libri, ma è cambiato il mio modo di leggere. Sto leggendo davvero tantissimo in questi mesi. È cambiato proprio il mio mondo da lettrice. Infatti, il prossimo video sarà un video dove vi spiego la mia vita da lettrice, come è cambiata in questa quarantena. Ho capito il genere che mi piace, ho capito come fare a leggere velocemente e sto leggendo tantissimo e sto adorando questo metodo e soprattutto ho capito chi sono come lettrice. Quindi, se non vi volete perdere tutti i video che verranno, iscrivetevi qui sotto al mio canale e soprattutto azionate la campanella in modo che appena pubblico un video vi uscirà nella home e non ve lo perderete, mi raccomando. Iniziamo subito con il book haul. Il primo libro che vi mostro è Vox di Christina Dulcher. Questo qui è un distopico, parla di un nuovo governo al potere in America, poiché è cambiato tutto. Le donne devono rinunciare al passaporto, al conto in banca, al lavoro. E c'è anche una cosa molto inquietante: le donne possono dire soltanto 100 parole al giorno, hanno un braccialetto al polso. Hanno un braccialetto al polso che appunto conta quante parole dicono al giorno e non ne possono dire più di 100. È davvero un distopico molto inquietante e se pensiamo che in certi paesi la donna davvero non ha certi privilegi e un diritto di parola ancora oggi, questo libro diventa ancora più inquietante e nemmeno poi tanto distopico. Poi la mia cara mammina mi ha comprato Piccole donne crescono. Questa qui è l'edizione della collana Granford Collection che trovate in edicola. In precedenza mia mamma mi ha comprato Piccole donne, credo sia un'edizione bellissima e sapete quanto io ami Piccole donne e non potevo non avere questa bellissima edizione libreria. Poi ho acquistato un libro che volevo da tantissimo tempo, ma a causa del prezzo eccessivo non l'ho mai acquistato. Alla fine, vedendo che non scende mai di prezzo, non fanno altre edizioni, eccetera, l'ho acquistato così su Amazon con poco di sconto, tipo il 5%. E sto parlando delle sette morti di Evelyn Hardcastle di Stuart Thornton, non lo so. Eccolo qui in tutto il suo splendore, questo libro che volevo da tantissimo tempo. È un thriller, ma un thriller molto particolare, complesso, affascinante, sorprendente e straordinariamente raffinato. Non so quindi molto su questa trama, so soltanto che alcune persone si ritroveranno in questa casa dopo tanto tempo, visto che c'erano già stati tipo 19 anni prima, e si ritroveranno in questa casa e succederanno vari omicidi. Parla addirittura di reincarnazioni, di vite, non lo so, ma mi ispira un botto. Ne ho sentito parlare veramente ovunque, ma quando il libro è troppo chiacchierato non lo acquisto mai subito perché mi sta sui cocomeri, poi dopo la cosa va a scemare, ci penso e lo acquisto. Poi ho acquistato due libri della stessa autrice, di Claire Douglas. Il primo è La mia migliore amica, in questa edizione, sempre della Thea Tascabile, al prezzo di 9,90 euro. È un thriller psicologico e ho capito che non voglio leggere le trame ultimamente perché mi spoilerò troppo. Comunque dice: la migliore amica, una è scomparsa, una ha un segreto. Una storia ricca di suspense e colpi di scena, di mistero e atmosfera. E mi ispira veramente molto. E della stessa autrice ho acquistato La vacanza ideale. Questa copertina, tra l'altro, è fichissima. E dice: una vacanza può trasformarsi in un inferno. È sempre un thriller psicologico. Mi sono stati entrambi consigliati da una persona che stimo molto e che seguo su Instagram, che si chiama Marilena's Journal. E quindi l'ho acquistati sulla fiducia perché io ultimamente sto amando molto i thriller psicologici. E quindi eccoli qua. Poi andando avanti ci sono altri due thriller psicologici, stavolta di Wolfdorn, perché sto acquistando davvero tutti i libri di Wolfdorn. Tra l'altro adesso con il gruppo di lettura con SissiTube che finirà il 30 giugno stiamo leggendo Il mio cuore cattivo di Wolfdorn. Quindi se volete unirvi a noi trovate qui sotto nell'info box il mio Instagram per partecipare al gruppo di lettura. È iniziato da un paio di giorni quindi potreste benissimamente recuperare. Se vi va di partecipare iscrivetevi.
iscrivetevi al mio Instagram che è sissi_tube. E poi qui sotto vi metto anche il wrap up delle mie ultime letture, dove vi parlo di Fobia, che è uno dei libri di Wolfdorn che ho letto ultimamente. Allora, i libri che ho acquistato sono La psichiatra, ne hanno parlato davvero tutti e mi ispira tantissimo. Dice: non credere a nessuno, non fidarti nemmeno di te stesso, non cercare la verità, sarà la verità a trovare te. Mi hanno detto di iniziare tutti dalla psichiatra quando ho chiesto suggerimento su dove iniziare con Wolfdorn, e quindi l'ho acquistato e sarà la mia prima lettura di settembre. Tra l'altro, con il gruppo di lettura con SissiTube ho anche creato una nuova rubrica che si chiama Dorn il mese prossimo. L'ha inventato Luca questo titolo, non date a me la colpa di questa cosa, però è carino, cioè Dorn il mese prossimo, come se dicessi torno il mese prossimo, capite? Perché abbiamo deciso di leggere un libro di Wolfdorn al mese a partire da settembre, e quindi se vi va insomma di unirvi, qua sotto trovate sempre tutte le informazioni. E l'altro libro che ho preso di Wolfdorn è Presenza oscura, questo qui l'ho preso sul libraccio ed è autografato, ragazzi, autografato, che meraviglia, è autografato da Wolfdorn e questa cosa la amo alla follia, perché io sto amando quest'autore e mi emoziona avere un libro autografato da lui. Presenza oscura dice: il mio nome è Nika, mi hanno uccisa, ma questo è solo l'inizio. Un thriller psicologico da brivido. Poi ho acquistato di Matteo Bussola L'invenzione di noi due, e dice: cominciai a scrivere a mia moglie dopo che aveva del tutto smesso di amarmi. Così si apre questo romanzo in cui Milo è sposato con Nadia da 15 anni e si è accorto che lei non lo desidera più, non lo guarda, non lo ascolta, sembra essere spenta come a volte capita nelle coppie. Però Milo continua ad amare sua moglie, e cosa succede? Si finge un'altra persona e le scrive fingendosi appunto un altro. Inaspettatamente lei gli risponde dando inizio a una corrispondenza segreta. In quelle lettere, sempre più fitte e intense, entrambi si rivelano come mai prima. Pian piano Milo vede Nadia riaccendersi ed è felice, ma è anche geloso e sa di essere in trappola. Come può salvarsi? Si è trasformato nel suo stesso avversario? Mi ispira proprio tanto 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 questa cosa, questa storia. E quindi l'ho acquistato su Amazon, mi pare a 15 euro e qualcosa, ed è delle Einaudi. Di solito i libri Einaudi non mi hanno mai deluso, quindi preso. Poi ho acquistato un libro, Mondadori, di Piero Armenti, Una notte ho sognato New York. Eccolo qui. Lo conoscerete tutti, lui è praticamente l'inventore del mio viaggio a New York. È un imprenditore che si è fatto da solo e si è trasferito dalle parti, non mi ricordo, comunque della Campania, non di Napoli propriamente, comunque della Campania, e si è trasferito a New York perché sognava New York. Ho letto le prime pagine dove dice appunto che era a letto con la sua fidanzata, ma non desiderava la sua fidanzata, desiderava solo le luci di New York, e quindi ha comprato un biglietto per l'America e da lì è cambiato tutto. È andato a New York e ha aperto appunto questo suo piccolo canale su Facebook, insomma, dove ha iniziato a raccontare la sua vita a New York e facendo vedere alle persone i posti più belli di New York, raccontando la sua storia. E secondo me è molto molto bello e particolare. Siccome è una persona che stimo particolarmente, ho deciso di acquistare questo libro. Dice: bastano 5 minuti per sentirsi parte di New York, ma ti ci vuole una vita intera per capirla fino in fondo. Adoro poi New York e sono veramente curiosa di sapere la storia di questa persona che fondamentalmente è riuscito a inseguire il suo sogno, quello di vivere a New York, stare sotto le luci di New York, solo così riusciva a sentirsi a casa. E questa cosa mi ispira tantissimo, ho voluto acquistare il suo libro. Poi ho acquistato un libro di un'autrice emergente che è Marta Fiorini, ed è La cantina dei ritorni. È un piccolo racconto estivo, mi sa proprio d'estate, e dice: Adelaide ritorna ad Artena, qui l'aspettano una casa ricevuta
ricevuta in eredità dalla nonna nel cuore di un centro storico particolare, un'amicizia solida che risale all'infanzia e una vecchia fiamma. Fra ricette gustose, drink, risate, natura, persone genuine e tante belle feste, Adelaide farà un viaggio speciale per un ritorno a se stessa. Molto carino, poi io sostengo sempre gli autori emergenti. Guardate poi dentro come è fatto bene, ci sono tante illustrazioni molto 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 carine. Tutti questi disegni sono molto belli, mi piace davvero tanto. Lei la trovate su Instagram come Marta Lettrice. Ho acquistato questo libricino, questo racconto estivo che credo che leggerò quest'estate. Adesso arriviamo a un'autrice che amo particolarmente ed è Felicia Kingsley con Prima regola non innamorarsi. Adoro particolarmente questa copertina, molto molto bella, con questo verde Tiffany, azzurro Tiffany, non so bene come si dica. E parla di Silvia, 27 anni, una madre asfissiante e sogna una vita normale con un lavoro normale, ma la verità è che la sua vita è tutto meno che normale perché è una truffatrice. Sì, una truffatrice, figlia di una truffatrice che l'ha istruita alla perfezione. Raga, fighissimo, cioè, non vedo l'ora di leggerlo, secondo me è una storia veramente particolare. Poi questo qui me l'ha regalato mia mamma perché l'ha letto lei e poi ha detto puoi prendertelo, quindi non so se è una cosa buona o no perché evidentemente mi ha detto top prendi, mi ha fatto cagare, non lo so. Comunque Love Kitchen di Jenny Nelson, gli ingredienti magici dell'amore tra New York e la Toscana, la ricetta per la felicità ha il sapore del sole. Tra l'altro adoro questa copertina, molto anni 40, insomma così, con questi puma, j'adore, e questa cucina azzurra anni 50, e dice menù raffinati, glamour e un pizzico di romanticismo, gli ingredienti perfetti per una storia che vi lascerà con l'acquolina in bocca. Guardate qui com'è carino, tutte queste cose, il mattarello, le torte, un libro leggero che potrebbe starci quella tra un libro e l'altro. Siamo giunti alla fine, vi mostro l'ultima cosa che è una graphic novel, Il porto proibito di Teresa Radice e Stefano Turconi, una graphic novel visioni. Dice: ci ha raggiunto, non è mai tornato indietro, appare e scompare nella nebbia, solo a pochi è dato vederlo, è il porto proibito che sceglie te. Intorno a questo luogo leggendario ruotano la storia di Abel, giovane naufrago che ha perso la memoria, e quella affascinante Rebecca, che come lui sembra custodire un segreto e riesce a leggere nella sua anima come in un libro aperto, una poetica avvincente epopea marinaresca che ha rapito il cuore dei lettori di tutto il mondo. Questa graphic novel che tutti conoscete in copertina rigida con quest'uomo sulla copertina ha un prezzo esorbitante tipo di più di 25 euro, non ricordo il prezzo. Invece questa qui in copertina flessibile potete trovarla al costo di 10,90 euro dal giornalaio, quindi affrettatevi perché secondo me è una graphic novel molto 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 bella. Guardate i disegni. E a 10,90 euro secondo me ne vale assolutamente la pena. Benissimo, il video book lo finisce qui. Scrivetemi qui sotto se avete letto uno di questi libri, se ne acquisterete qualcuno. E mi raccomando, azionate la campanella e lasciatemi un like se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!